Venezia, 25 giugno 1575. In una casa della contrada di San Marcillian muoiono di peste due forestieri. È l'inizio della più tremenda epidemia del XVI secolo. La peste era una minaccia continua in Europa durante il Medioevo e il Rinascimento. Ricordiamoci che Venezia era una città portuale. C'erano navi da tutto il mondo che portavano con sé malattie. Questo rendeva Venezia molto vulnerabile. È proprio in luoghi come questo che si creano i focolai di peste attraverso topi, pulci e merci. E la gente si infettava. Nella primavera e nell'estate del 1576, il contagio dilaga. La peste trasforma la magnifica Venezia in una città fantasma, minacciando la sopravvivenza stessa della Repubblica, la Serenissima. Nel giro di 2 anni, più di 50.000 veneziani, circa un terzo degli abitanti, moriranno. Per quasi 75 anni, ogni giorno, Tintoretto ha aperto gli occhi su Venezia. Ha dipinto più di 300 quadri, forse addirittura 400. La maggior parte è ancora qui. Ma a differenza dei più grandi pittori veneti del Cinquecento, come Giorgione, Tiziano, Veronese, che venivano dalla provincia, Tintoretto era nato nel cuore della città, non lontano dal ponte di Rialto. Tintoretto è l'anima della Serenissima. Tintoretto sapeva di avere molti rivali pronti a schierarsi contro di lui e anche Venezia doveva difendere i suoi territori. Questa è una forte similitudine e in un certo senso Tintoretto è l'artista veneziano per eccellenza. Tintoretto è Venezia. E Venezia è Tintoretto. Dovevi avere il suo appoggio se eri un artista. Conosceva tutti e tutti conoscevano lui. Aretino è davvero vicino a Tiziano, come fosse il suo manager. Aretino, ad un certo punto, all'inizio della carriera di Tintoretto, è piuttosto favorevole. Pensa che sia un grande nuovo pittore. In un certo senso lo raccomanda e vuole che abbia successo. Così Tintoretto dipinge per la casa di Aretino. Aretino scommette sul giovane pittore e gli commissiona 2 dipinti per la sua casa sul Canal Grande. 2 favole della mitologia classica. Una è la contesa di Apollo e Marsia. Il soggetto è il potere di suggestione della musica e il giudizio artistico. Una vera e propria rappresentazione visiva del ruolo che Aretino si è attribuito. Pietro Aretino aveva casa aperta, invitava sempre a cena decine di persone. Fra queste persone c'erano ambasciatori, prelati di passaggio, c'erano gli intellettuali, poeti, artisti. Quindi era un luogo nel quale essere presenti con la propria arte significava molto. Il sostegno di Aretino dà finalmente l'abbrivio alla carriera del giovane pittore. Ha più lavoro, più richieste, per quadri più grandi. Come può un solo uomo cambiare la storia dell'arte?